dare dei soldi a Tiziano per il suo progetto, ma chi glieli dà? A metà degli anni 10 del 2000, come può un cantautore bolognese realizzare un disco tutto da solo? A parte rubare? O fare il dog sitter? Un sistema legale moderno e alla moda è il cosiddetto crowdfunding, cioè una raccolta fondi, un finanziamento collettivo dal basso per sostenere un progetto artistico e non. Siamo stati molto contenti di partecipare al vecchio disco di Tizio Bononcini, ora finanziate anche il prossimo. Ve ne saremo infinitamente grati. I Bononcini, ma il Tiziani vuole dire, ma certo che lo conosco. Finanziate questo nuovo disco e ascolterete della buona musica, capito? Oh Tiziani, poi ci mettete d'accordo per le percentuali qua, perché io lavoro. Ma cosa ha fatto Tizio Bononcini fino ad oggi? Vediamolo brevemente. Tizio Bononcini nel 2012 ha pubblicato il suo primo disco, Entrambi Tre, ben recensito su web e giornali, e da allora sono capitate un sacco di belle cose. Più di 30 concerti e varie collaborazioni con radio locali e artisti bolognesi. Spicca, nel 2013, l'invito del Club Tenco ad esibirsi ad una tappa del Tenco Ascolta. Ha partecipato per 2 anni consecutivi al Festival Musica nelle Aie, vincendo il premio MEI Meeting Etichette Indipendenti. Ha suonato poi al Frico Royale di Bertinoro e al Festival di Filosofia di Modena. Dici, Tiziano, perché non ti droghi come fanno tutti i ragazzi della tua età? Nel 2014 è arrivato in semifinale a Voci per la Libertà, una canzone per Amnesty, e un suo brano è entrato nella compilation La Musica Libera, Libera la Musica, assieme ai migliori artisti della regione Emilia-Romagna. Nel 2015 pubblica il videoclip Il mio collega economista, che presenta in anteprima con un emozionante concerto in teatro. Il video vince il Video Contest 2015 di Sasso Marconi. E adesso? E adesso dovrebbe toccare a voi finanziare, se vorrete, questo progetto. Avete sentito le interviste, vi hanno convinto, immagino. Qui di fianco, dopo il gatto, trovate tutta una lista di premi in base al finanziamento che voi vorrete dare a questo progetto. Quindi scegliete voi, scegliete e farete del bene, cultura, arte. Vero Arlecchino?